Allora, ho appena finito di montare questo laser. Beh, finito è un modo di dire perché qui ho ancora un po' di circuiti aperti da completare. Questo qui è il convertitore di segnale da 0,10 volt a PWM TTL per il comando del laser qui. Il laser è alimentato a 12 volt, poi ci vuole il segnale PWM però con 0,5 volt a 1 kHz per regolare la potenza. Ho appena caricato qua nel software il primo programma, ho creato una scritta con questo software qui, praticamente, e vediamo un po' come va, perché è la prima volta. E allora, ho ovviamente gli occhiali, si vede, bello. Gli occhiali apposta, adesso non faccio altro che attivare il laser con questo tasto. Ok, e qui non mi resta che fare start, quindi start. Vediamo cosa succede. Wow, è anche abbastanza veloce, poi ovviamente è tutto regolato dalle impostazioni del programma. Però forte, dai. Programmazione ISO, uso il numero di giri per regolare l'intensità del laser. Ho impostato adesso il 30%, mi sembra, della potenza. Si sente un po' di bruciato, d'oro da bruciato, da legno bruciato. Speriamo non parte l'antincendio qua, perché comunque sulla mia frasetta CNC ho montato appunto questa testa, e questo è il primo test che sto facendo. Poi mi diletterò prossimamente a vedere un po' cosa riuscirò a fare. Beh, queste prove qua avete capito che le ho fatte a mano praticamente, per vedere un po' se il laser va, perché ho dovuto creare appunto questa scheda di interfacciamento tra 0,10 volt a 0,5 volt in PWM. Finito. Spengo il laser per sicurezza, cioè spengo, disattivo praticamente la modalità power, cioè il modulo di potenza all'interno, e il risultato è stupendo, direi, perché insomma non male, non male. C'è qualche punto un po' così, però insomma come primo test direi che ci siamo. Bene, vi aggiornerò prossimamente con altri video per altri progetti. Ciao!